Ma è solo, possiamo dire, a partire dagli anni 90 che le email cominciano a diffondersi nei luoghi di lavoro più disparati, per arrivare oggi ad essere una modalità quasi scontata e per certi versi indispensabile anche del mondo del lavoro. Infatti, alla domanda chi usa l'email, penso che quasi nessuno, a parte certi individui atecnologici, risponderebbe in maniera negativa. Ecco, l'espressione mandare la mail, infatti, è entrata nel nostro lessico quotidiano e questo dice di una quotidianità. Analogamente, gli strumenti di intelligenza artificiale, e ne vedremo alcuni esempi fra poco, si diffonderanno in modo altrettanto ampio e radicale quanto l'email. E fra 10, 20, 30 anni, se facessi la domanda chi usa strumenti di intelligenza artificiale sul posto di lavoro, penso che tutti risponderebbero in maniera affermativa come avete fatto voi ora. Ecco, il nostro mondo infatti, possiamo dire, è definito, plasmato, riconfigurato dalla tecnologia in modo importante. La tecnologia è onnipervasiva, entra in ogni ambito del vivere umano. Ad esempio, proprio in questo momento ci stiamo incontrando in una piattaforma virtuale resa possibile grazie ai computer, tablet e cellulari con cui siete connessi. Fra poco, addirittura, useremo altre modalità che che Zoom ci consente di fare. Suddivideremo poi in piccoli gruppi, in stanze che fisicamente non esistono, ma che sono reali. Allo stesso modo, magari ora starete sorseggiando un tè, la cui acqua calda proviene da una tecnologia forse un po' obsoleta, che è quella del microonde, e che è arrivata a casa vostra tramite un sistema idraulico, anch'esso frutto dell'ingegno tecnologico umano. E magari state anche pensando che fra poco dovrete chiedere ad Alexa di accendere le luci in casa, senza la necessità di muovervi dalla vostra postazione. Beh, forse quest'ultima cosa mi sono spinto un po' troppo in là, forse i vostri figli magari già hanno familiarità con questi dispositivi, ma ne parleremo. Insomma, ecco, quello che voglio dirvi è che c'è già una sorta di fusione, di merging, direbbero gli americani, fra l'uomo e la macchina. E non per forza a livello del famigerato chip sottopelle che è così caro ai complottisti. L'uomo dunque plasma e riplasma continuamente il mondo attraverso quella capacità unica che egli possiede, che è quella di progettare e realizzare artefatti tecnologici. Ma allo stesso tempo, e questo, ecco, possiamo dirlo, è meno intuitivo, anche l'artefatto tecnologico plasma l'uomo, e più di quanto possiamo immaginare. Un esempio? Andiamo un po' indietro, alla scoperta del fuoco, o meglio al suo addomesticamento, se così si può dire, nel Paleolitico. Ecco, senza scomodare il mito di Prometeo, la capacità dei nostri parenti prossimi, come l'Homo erectus, di controllare il fuoco, data all'incirca 1,5 milioni di anni fa. Perché vi faccio questo esempio? Perché l'addomesticamento del fuoco, come la creazione dei primi utensili di pietra, sono tra le forme più antiche di tecnologia umana. Ecco, grazie al fuoco, gli esseri umani per la prima volta sono entrati in possesso di una formidabile fonte di luce e di calore, oltre che di un'arma micidiale contro i leoni a caccia di prede. Comunque, allora, come oggi, la cosa migliore che si faceva con il fuoco era cucinare. I cibi che gli umani non riuscivano a digerire nelle loro forme naturali, come il frumento, il riso e le patate, divennero ben presto le basi della nostra dieta, proprio grazie alla cottura. Ma il fuoco non cambiò soltanto la chimica dei cibi, ma cambiò anche la biologia. Cuocere voleva dire uccidere germi e parassiti che infestavano il cibo, oltre che a renderlo molto più digeribile. Mentre gli scimpanzé,
trascorrono in media l'80% della loro giornata a mangiare, un po' come tanti di noi hanno fatto durante il lockdown. Ecco, a chi mangia cibo cotto basta solo un'ora per approvvigionarsi. Alcuni studiosi, e questo è il punto che vorrei sottolineare, ritengono però che ci sia un legame diretto fra l'avvento della cottura del cibo, l'accorciamento del tratto intestinale e la crescita del cervello umano. Siccome sia gli intestini lunghi che i cervelli grandi sono forti consumatori di energia, sono, possiamo dire, i principali sistemi energivori del corpo umano, cioè che succhiano energia, è difficile averli entrambi, o si predilige uno a scapito dell'altro. Ecco allora che la cottura, accorciando, tra virgolette, gli intestini e diminuendo il loro consumo energetico, avrebbe aperto la strada ai grandi cervelli dei Neanderthal e soprattutto dei Sapiens, e quindi a quella superiorità cognitiva che li avrebbe portati a diventare i dominatori incontrastati del pianeta. Ecco, il fascino di questa teoria è indubbio e sfatta un luogo comune che avrete sentito spesso e in cui magari anche credete, cioè che la tecnologia non è né buona né cattiva, ma dipende da come la si usa. Beh, sì, ma anche no. Mi spiego. Questo luogo comune nasconde una comprensione della tecnologia come un semplice utensile, cioè uno strumento dotato di un manico, manicum, cioè di qualcosa che si relaziona alla mano dell'uomo, ma che in ultima analisi gli è estraneo, cioè esterno a lui. Il bene e male dipenderà di conseguenza dall'uso che l'uomo fa di questa tecnologia. In realtà, la tecnologia è qualcosa di più antropologicamente denso. Vi faccio un esempio pratico per capirci. Se uso per una giornata una pala per fare una buca in giardino, sia che io la faccia per un fine buono, come creare una piscina, oppure uno cattivo, occultare ad esempio un cadavere, alla fine porterò comunque sulla mia pelle il segno di questa operazione, che sono i calli sulle mani, che io lo voglia oppure no. Allora ecco che la tecnologia, se da una parte ci aiuta, possiamo dire, a mordere la realtà, dall'altra morde pure noi stessi, nel bene o nel male. Un esempio artistico di questo concetto può essere a giusto titolo l'opera Drawing Hands, Mani che disegnano, dell'artista olandese Escher. Ecco, questa litografia raffigura un foglio di carta dal quale si alzano due mani nell'atto paradossale di disegnarsi a vicenda. Ecco, nella cultura transumanista è normale fare delle riproposizioni di quest'opera in cui una delle mani è quella di un robot. Ecco che mentre viene disegnata dall'uomo, allo stesso tempo sta ridisegnando quella umana. Possiamo quindi tirare almeno tre conclusioni da quanto finora espresso. La prima è che l'uomo, citando il filosofo tedesco Max Scheler, è un essere diverso da tutti gli altri animali per la sua capacità di uscire dalla chiusura ambientale, cioè dal treno della necessità. È un essere a cui è toccata, dice Scheler, una scintilla divina, una briciola di assoluto, che lo rende capace di trascendere la realtà data. E come lo fa? Uno dei modi che gli sono propri è attraverso quel suo peculiare essere nel mondo che racchiudiamo con l'espressione condizione tecno-umana. L'uomo è quindi unico anche per quella modalità esclusivamente umana di essere nel mondo che si è rivelata tramite la produzione di artefatti. E questo è un dato molto interessante perché ci permette di superare una certa dicotomia che ora sta scricchiolando tra naturale ed artificiale ed entrare in un nuovo paradigma, quello del sintetico appunto.
l'uomo, possiamo dire che naturalmente, tra virgolette naturalmente, si esprime attraverso l'artificiale. Secondo, ecco, l'artefatto tecnologico è antropologicamente denso. Un conto è se guardo la realtà attraverso un telescopio o un binocolo che mi spinge ad un'apertura di meraviglia, di contemplazione, pure anche di scoperta verso il creato. Un conto invece se guardo la realtà attraverso il mirino di un fucile, in una prospettiva che gioco o forza divide il mondo in amici e nemici, in buoni e cattivi. Ecco, ma terzo, la capacità trasformativa che l'uomo possiede, possiamo dire che è un boomerang. Il più grande studioso ed esperto di mezzi di comunicazione, Marshall McLuhan, affermava che gli strumenti tecnologici non sono mai neutri rispetto ai contenuti che veicolano. Ecco, il mezzo è il messaggio, e questo lo vediamo bene quando parliamo di verbale e non verbale, in cui addirittura il non verbale è il 70% in una conversazione, di più del contenuto del messaggio che vogliamo veicolare. Un esempio, forse un po' banale, ma molto efficace, l'abbiamo già visto, che è quello della pala e dei calli alle mani, ma sicuramente ce ne sono altri più pregnanti. E ecco, alla fine vi suggerirò anche un documentario a proposito dei social e di questo lavorio, ecco, che fa la tecnologia. Fatte queste, ecco, debite premesse, che terremo ora sullo sfondo e che fungeranno da lente interpretativa, la nostra attenzione in questo momento si focalizzerà su quel particolare ambito dell'innovazione tecnologica che è anche il tema principale di questo nostro incontro, l'intelligenza artificiale, la cui sigla è AI, o in inglese AI, che significa Artificial Intelligence. Non possiamo però parlare di intelligenza artificiale senza prima fare un passetto indietro e soffermarci un attimo su quelle che sono le radici più remote di questo campo dell'innovazione tecnologica. Abbiamo detto che il nostro mondo è impregnato di tecnologia, ma questo non è stato un traguardo raggiunto da un giorno all'altro. L'umanità, solo in tempi molto recenti, ha premuto l'acceleratore del progresso tecnologico ed essenzialmente per due ragioni profondamente interrelate: la rivoluzione scientifica e un approccio open source, potremmo dire, alla conoscenza. Facciamo anche qui un esempio pratico per capirci meglio. Gli alchimisti medievali erano ossessionati dall'obiettivo di trasformare il piombo in oro e ebbero la sfortuna di credere che il mercurio li avrebbe aiutati in questo loro intento. Ma il mercurio, lo sappiamo, è velenoso. Essi però lo dovettero scoprire a proprie spese, non apprendendolo da altri, perché l'organizzazione in società segrete bloccava la possibilità di apprendere dagli errori altrui, cosa che portò gli alchimisti a ripeterli più e più volte. La rivoluzione scientifica, iniziata con Galilei, non rappresentò solo una comprensione più chiara del mondo, ma aprì anche la strada ad un profondo cambiamento nel modo di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni. La scienza quindi divenne ben presto open source e questo permise a gruppi e a singoli di decidere più rapidamente se un certo insieme di risultati fosse affidabile oppure no. Ciò portò ad un circolo virtuoso di scoperte e di innovazioni che in pochi secoli avrebbe rivoluzionato la società umana e anche l'intero ecosistema. Non a caso oggi parliamo di antropocene per disegnare l'epoca geologica in corso. Ecco, questo processo di accumulo sempre più importante di informazioni, di dati e di affinamento tecnologico sta alla base di quelle che oggi definiamo come tecnologie emergenti ed esponenziali, che sono, possiamo dire, il frutto maturo della grande rivoluzione informatica iniziata negli anni 50 nei laboratori della Bell negli Stati Uniti. Quali sono
però queste tecnologie esponenziali. Alcuni esempi: l'internet delle cose, big data, la realtà virtuale, la realtà aumentata e ovviamente intelligenze artificiali, per citare le più famose. Perché sono definite esponenziali? Per la rapidità con cui evolvono, rivoluzionando numerosi aspetti della realtà in cui viviamo. Queste tecnologie cambiano infatti non crescendo in maniera lineare, cioè come il tachimetro, per intendersi, della macchina che, quando siamo in autostrada, procede secondo un andamento lineare, 100, 110, 120 km all'ora, ma cambiano passando, ad esempio, da 100 a 200, da 200 a 400, da 400 a 800 e così via, adottando un andamento che la matematica descriverebbe appunto come esponenziale. Non so quanti di voi hanno sentito parlare per i computer della legge di Moore, che suona più o meno così. La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi e quadruplica quindi ogni 3 anni. Questo è un chiaro esempio di crescita esponenziale della complessità di un artefatto tecnologico. Ora, questo andamento non ci è così facile da digerire per noi umani, perché non siamo, tra virgolette, programmati per cambiamenti così importanti, anche se da 50 anni siamo testimoni di questo cambiamento, e così come viene descritto dal miglioramento dei nostri telefoni o, come vedremo ora in un breve video, dei nostri computer. Partiamo dai grandi calcolatori meccanici degli anni 30 e 40, li vedete, in cui la parte fisica, che chiamiamo hardware, è enorme, occupa intere stanze. Questi computer ante litteram hanno un'estensione notevole, ma una capacità di calcolo limitata rispetto solo ai computer che sarebbero seguiti di lì a poco. Infatti il progresso tecnologico ha portato pian piano in una progressiva miniaturizzazione dei circuiti, aumentando il numero di transistor per chip e quindi la potenza di calcolo a parità di dimensioni. Allora ecco che progressivamente assistiamo alla creazione di computer più piccoli, ma paradossalmente molto molto più potenti. Oggi la miniaturizzazione ci ha permesso di arrivare a scale un tempo inimmaginabili, a scale atomiche addirittura. I paradigmi stessi che hanno dettato l'agenda di come creiamo e programmiamo i nostri computer stanno per essere stravolti da un approccio completamente diverso, che è quello dei computer quantistici. Insomma, come avete avuto modo di vedere in questo breve filmato, l'evoluzione dei computer è qualcosa che lascia davvero sbalorditi e forse il segno anche più eclatante di queste tecnologie esponenziali. E così che computer inizialmente ciechi e sordi, con il passare del tempo hanno anche incominciato a interagire con l'ambiente attraverso microfoni, telecamere e sensori elaborati, e fra poco entreranno ancora più in simbiosi con l'uomo. Pensiamo ad esempio, e lo vedete in alto a sinistra, ad estensioni come gli occhiali a realtà aumentata per lavorare, oppure al riconoscimento del parlato, che ora è presente di default in quasi ogni cellulare, o nei dispositivi come quello che ho citato all'inizio, Alexa, chiamati assistenti vocali, che sicuramente qualcuno di voi avrà a casa e che sono legati all'internet di tutte le cose. Una delle ultime frontiere però fa tremare le vene ai polsi ed è la lettura del pensiero. Oggi cominciamo pian piano ad essere in grado di leggere quale è la lettera a cui la persona sta pensando.
Quindi, lettera per lettera, in un alfabeto molto lento, con una computazione per ora goffa, possiamo scrivere con il pensiero. E questo, ecco, è solo l'inizio di una cascata di eventi che porterà a sempre una maggiore fusione di computer e persona. Ma entriamo, ecco, in medias res. Per ovvi motivi di tempo non possiamo trattare della storia dell'intelligenza artificiale, che è un argomento molto interessante, ma che gioco forza lascio ai vostri approfondimenti personali. Possiamo però dire che le prime idee sull'intelligenza artificiale precedono la tecnologia che le ha rese possibili, un po' come è accaduto per la vicenda di Leonardo da Vinci e la progettazione che aveva fatto dell'elicottero. Ecco, sebbene l'idea sia stata concepita 500 anni or sono, l'elicottero è stato realizzato solo molto recentemente, quando sono state comprese più a fondo le leggi dell'aerodinamica e dopo che la scienza dei materiali ha fatto certi passi in avanti. Ecco, similmente, l'idea di un artefatto intelligente, capace cioè di qualità intellettive quasi umane, è antica, ma solo in questi ultimi decenni, possiamo dire, ha cominciato effettivamente a realizzarsi. Ma come possiamo definire l'intelligenza artificiale? Ecco, l'intelligenza artificiale, prima di essere un artefatto, è un campo di studio. Infatti si occupa dei fondamenti teorici, delle metodologie e delle tecniche che consentono di progettare sistemi hardware e sistemi di programmi software atti a fornire al laboratorio elettronico prestazioni che a un osservatore comune sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. Detta in un modo più potabile, l'intelligenza artificiale è quel campo che mira a progettare sistemi che imitano il pensiero e le azioni umane. Secondo una definizione ancora meno seria, l'intelligenza artificiale è quel campo che, quando raggiunge un traguardo, lo nega al volo. Cioè, raggiunto il risultato, dice: questo non è ancora intelligenza artificiale, andiamo oltre. Facciamo un esempio pratico che aiuta sempre. Nel 1997, l'allora campione mondiale di scacchi, il russo Kasparov, venne battuto per la prima volta da un computer, Deep Blue, di IBM. Fu per allora un risultato enorme, per certi versi anche scioccante, però nessuno disse: abbiamo raggiunto quello che volevamo. Perché? Perché, ad esempio, il computer, se da una parte riusciva a battere un umano a scacchi, fosse pure un campione, non riusciva però a fare una cosa banale, come quella che tutti noi facciamo ogni giorno, ovvero descrivere il contenuto di una immagine, ad esempio. Ecco, quello di un software capace di fare questo è stata per 40 anni un sogno, e solo da una manciata d'anni siamo in grado di farlo. E questo è stato assolutamente un balzo in avanti straordinario. Ora posso, ad esempio, chiedere a Google di fare una ricerca in un database di miliardi di immagini e visualizzare solo quelle in cui ci sono persone che, ad esempio, sorridono in spiaggia al tramonto, come in questa foto. E così avviene. Per chi ha un iPhone si sarà accorto che questa funzione è già presente per il database di foto del proprio telefono. Abbiamo raggiunto allora l'intelligenza artificiale? Sì e no. Ecco, noi diciamo che questa capacità che abbiamo appena descritto è resa possibile da dispositivi di intelligenza artificiale, così li chiamiamo ora, artefatti che sono capaci di operazioni quindi molto simili a quelle dell'intelligenza umana. Simili, ripeto, ma non uguali. Ecco, l'intelligenza umana ha caratteristiche che il computer non può uguagliare, almeno per ora e per quanto ne sappiamo. Fermiamoci però, ecco, un attimo su quello
che possiamo fare con l'intelligenza artificiale. Ecco, se con l'industrializzazione la forza muscolare animale venne dapprima sostituita dalla forza idraulica e del vapore e poi da quella elettrica ed elettronica, permettendoci così di ridisegnare la vita e la società, i prodotti e i servizi di cui ci servivamo, ecco che un analogo cambiamento sarà quello dovuto alla diffusione degli strumenti di intelligenza artificiale. Questi strumenti non andranno ad affiancare la forza muscolare, ma l'intelligenza umana, e trasformeranno la società tanto quanto questa è stata trasformata dalle prime tre ondate dell'industrializzazione. Oggi infatti si parla di una quarta rivoluzione industriale alle porte, resa possibile appunto dall'intelligenza artificiale. Ma concretamente? Ecco, vi presento un termine che descrive bene il processo portato avanti dall'intelligenza artificiale ed è cognification, che significa rendere cognitivo. Ecco, è un neologismo inglese e descrive il processo che dota di intelligenza oggetti che ne sono sprovvisti. Ed è la ricetta per il futuro business. Kevin Kelly afferma, un imprenditore americano, take X and add AI. Prendi X, prendi una cosa, un lavoro, e aggiungici l'intelligenza artificiale e avrai la tua nuova impresa competitiva. Un esempio? Ecco, andiamo per un attimo in California. Quella che voglio presentarvi è la macchina guida autonoma di Google. Nel maggio del 2016 Google ha siglato un accordo con il gruppo Fiat Chrysler, secondo il quale il monovolume Chrysler Pacifica, che qui vedete, dopo una prima fase di test, sarà il primo modello commerciale di auto a guida autonoma marchiata Google acquistabile negli Stati Uniti. Come è stato fatto? Si è presa un'auto ed è stata aggiunta l'intelligenza artificiale. Ecco, quel cilindro scuro che vedete nella parte superiore dell'auto sono gli occhi di questa macchina. Ecco, è un sensore che si chiama LIDAR. Ecco, è l'equivalente del radar, solo che invece delle onde radio usa fasci laser per registrare quello che accade attorno a sé. Ecco un esempio di come vede questa macchina. Ecco, rispetto all'occhio umano ha una potenza incredibile. Ha un campo visivo di circa di 360 gradi, mentre noi umani solo sui 150, e una risoluzione di 100.000 immagini al secondo. Noi, per dire, abbiamo una risoluzione di 25 immagini al secondo, per dire la potenza di questo strumento. Ecco, in 2 anni di sperimentazione, queste auto a guida autonoma hanno fatto soltanto pochissimi incidenti, quasi tutti per colpa non della macchina, ma di guidatori umani sbadati che le hanno tamponate. Ma non solo. Chi ha voglia di una pizza? Ecco, esistono già dispositivi di intelligenza artificiale per fare la pizza. A Seattle, la startup Picnic ha inventato un macchinario con intelligenza artificiale che può sfornare fino a 300 pizze l'ora. Sottotitolo: in Italia c'è aria di rivolta. Ecco, finite le code in pizzeria, insomma. Ma ecco, non solo. Nel luglio del 2018 è uscita una notizia che però forse non ci esalterà così tanto. L'intelligenza artificiale viene applicata nel caso della selezione degli embrioni da impiantare per la fecondazione in vitro. Ecco, a questo punto ci troviamo di fronte ad un bivio nel nostro interfacciarci con il mondo dell'intelligenza artificiale, e la nostra domanda non può che avere una portata etica. Saranno le macchine, come in Matrix, a decidere chi può nascere e chi no? Allora, vedete quindi che come assieme ad indubbi vantaggi, l'intelligenza artificiale sta aprendo anche degli scenari a dir poco inquietanti, ma non solo al riguardo della selezione degli embrioni. Per quanto riguarda le macchine a guida autonoma, ad esempio,
possiamo veramente demandare la scelta etica alle macchine, alle auto? Ad esempio, chi dovrebbe salvare in caso di incidente la macchina? Il pedone disattento che è svicolato e attraversato la strada o l'autista che sta non guidando, che viene portato dalla macchina autonoma, il passeggero? Beh, uno potrebbe dire salviamo il pedone, ma io vi potrei chiedere, ma voi la comprereste una macchina che sacrifica la vostra vita nel caso in cui un pedone vi attraversi la strada inaspettatamente? Ecco, l'introduzione poi dell'intelligenza artificiale in molti settori della produzione, come abbiamo visto prima dei pizzaioli robot, creerà un'ondata paurosa di disoccupazione. Ecco, possiamo chiederci come affrontare questa problematica, come far fronte alle questioni sociali dell'applicazione dell'intelligenza artificiale. In maniera più radicale, possiamo chiederci: l'intelligenza artificiale è davvero una opportunità o è un pericolo? Inoltre, ecco, se questi sistemi stanno diventando sempre più intelligenti e con un andamento, come abbiamo detto all'inizio, esponenziale, noi umani rischiamo forse in un futuro non troppo distante di essere rimpiazzati dalle macchine? Per via della loro grande efficienza, potranno un giorno prendere il sopravvento ed eliminarci perché obsoleti o perché ci reputeranno, e per certi versi è vero, una minaccia per il pianeta? Ecco, sebbene questi scenari sembrino fantascientifici, non a caso ho messo un'immagine tratta dal film Matrix, però non vanno presi, ecco, alla leggera, perché questa era una delle preoccupazioni più serie dell'astrofisico Stephen Hawking prima di morire. Del resto poi possiamo dire che anche l'ipotesi di una pandemia fino all'anno scorso ci sembrava qualcosa di assolutamente irrealistico da film di fantascienza. Per quanto, ecco, la tecnologia sia quindi un gioco a somma positiva e non a somma zero, nel senso che i vantaggi superano gli svantaggi, questo non vuol dire che non abbia dei pericoli intrinseci, delle falle che dobbiamo assolutamente evitare. Ad esempio, quando è stata progettata la prima bomba atomica, la paura degli scienziati era quella che si potesse incendiare l'atmosfera terrestre. Hanno calcolato il rischio e hanno concluso che non sarebbe successo, e così l'hanno fatta esplodere. Ecco, le spinte di cambiamento dell'intelligenza artificiale saranno per certi versi analoghe a quelle di una bomba atomica, e dobbiamo assolutamente adoperarci per assicurarci che non ci sia una trappola di questo tipo, che non facciamo partire una sorta di reazione a catena che non riusciamo a controllare e che ci potrebbe letteralmente distruggere. Quindi, l'intelligenza artificiale è un'opportunità o un pericolo? Meglio dire, come in questo caso, opportunità e pericolo. Ecco, l'uomo moderno, che è una sorta di Prometeo, ha fra le mani un nuovo fuoco. Cosa ne farà? Ecco, benvenuti nell'epoca della complessità, ma ancora di più benvenuti nell'epoca in cui sarà necessaria una rinnovata responsabilità etica. E la fede che cosa può dire al riguardo di tutto ciò? Meglio, che cosa può dire la nostra millenaria tradizione religiosa al mondo dell'intelligenza artificiale? Beh, più di quanto possiamo immaginare. Il 28 febbraio di quest'anno è stata firmata la Rome Call for AI Ethics, una dichiarazione di impegni condivisi che hanno visto la collaborazione della Pontificia Accademia per la Vita con due partner tecnologici di primo livello, Microsoft e IBM. Lo scopo? Fornire in forma breve e sintetica alcune linee per un'etica dell'intelligenza artificiale
che sappia mettere al centro l'uomo in tutte le sue dimensioni, personale e sociale, e soprattutto che abbia un'attenzione particolare nei confronti dei soggetti più vulnerabili, fra i quali, non dobbiamo dimenticarcelo, Papa Francesco ce lo ricorda, c'è anche il nostro pianeta, l'ecosistema con il quale siamo profondamente interconnessi. Ecco, solo così sarà possibile un'epoca nuova sostenuta da uno sviluppo globale, integrale e fecondo, che sappia ripartire dall'uomo in tutte le dimensioni che lo caratterizzano. Ecco, insomma, un nuovo e autentico rinascimento. Grazie della vostra attenzione. Allora, inizierei con alcuni testi di Paolo Benanti, che è un teologo, un ingegnere teologo, è un, diciamo che tiro l'acqua al mio mulino, nel senso che è il mio maestro, il mio direttore di tesi, dottorato, un francescano, si occupa di etica delle nuove tecnologie, di bioetica, e ha scritto, ecco, indicato due, ha scritto diversi libri, questi due sono molto, sono interessanti, Le macchine sapienti e l'ultimissimo libro, Digital Age, che, ecco, diciamo, dà un excursus, un panorama un po' più ampio su quello che è il cambio d'epoca cui stiamo assistendo, che è proprio, ecco, essere entrati nell'era digitale. Ve lo consiglio in modo particolare, come vi consiglio anche l'altro, ma quest'ultimo è più completo perché affronta, diciamo che racchiude gli ultimi 10 anni, insomma, dei suoi studi, ed è fatto molto bene, ecco, devo dire. È una prospettiva etico-teologica su queste tematiche. Poi c'è questo testo di intelligenza artificiale di Quintarelli, che è invece è proprio un'introduzione. Lui è un imprenditore, un informatico italiano, diciamo che fa una breve introduzione sulle intelligenze artificiali, non scende molto nel dettaglio, ma ecco, per chi vuole iniziarsi a questo ambito, l'ho trovato molto buono. Poi vi consiglierei due autori, in modo particolare, che sono abbastanza importanti, penso, per capire tutto quello che sta accadendo oggi. Da una parte Luciano Floridi. Luciano Floridi è un filosofo italiano che vive in Gran Bretagna, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione ad Oxford, dove è anche direttore del Digital Ethics Lab. È il guru della filosofia dell'informazione e ha scritto diversi testi. Questi due sono testi molto accessibili. Ecco, vi dico, non è nulla di esoterico. E uno si intitola La rivoluzione dell'informazione e l'altra La quarta rivoluzione. Sono molto simili. Il primo parla proprio della rivoluzione informatica, di questo nuovo paradigma che appunto è nato negli anni 50 negli Stati Uniti, e che poi appunto ha conosciuto questo sviluppo così pervasivo. Scrive bene e affronta la questione dal punto di vista filosofico, etico-filosofico. Penso che sia l'unico attualmente che lo faccia, e lo faccia con queste competenze, quindi è un buon testo da avere, La rivoluzione dell'informazione. Poi c'è Harari. Allora, io penso che tanti di voi l'abbiano già sentito questo nome. Se non l'avete sentito, informatevi, perché è un po' il guru, diciamo, in questo momento, di queste tematiche. Lui ha scritto una trilogia, sono 3 libri, Sapiens, 21 lezioni per il 21° secolo e Homo Deus, e fa un po' una storia dell'umanità, passato, presente, futuro, e sono interessanti gli spunti che dà, soprattutto per quanto riguarda la situazione attuale ed il futuro. E gli esiti soprattutto distopici, quelli che fanno più paura, no? E in cosa dobbiamo stare attenti? E ha una scrittura molto accattivante, è molto lucido nelle sue analisi, è uno di quei classici libri, che quando si inizia a leggere non si molla più. Ecco, ha questa capacità di scrivere molto molto accattivante. A volte pecca, ecco, se posso dire dove pecca, a volte per cercare di semplificare finisce nel semplicismo,
cioè anche per quanto riguarda le religioni, nel cristianesimo, quanto riguarda ad esempio il cristianesimo, perché lui è ebreo ed è un, non ve l'ho presentato, uno storico e saggista e professore universitario israeliano. Ecco, quando parla delle religioni, parla del cristianesimo, così va un po' per luoghi comuni. Quindi da questo punto di vista si prende un po' con le pinze. Però nelle sue competenze invece in ambito storico e delle tecnologie è molto interessante, ve lo consiglio. Anche perché va per la maggiore, sicuramente i ragazzi dei superiori già qualcuno lo sta leggendo. L'università va tantissimo, proprio. Film consigliati, ne ho messi là un po', ma ce ne sono uno sterminio. E sono tutti questi, che poi io vi farò avere, affrontano il tema dell'intelligenza artificiale. Ex Machina penso che sia, ecco, un capolavoro, proprio per quanto riguarda il terrore più grande che possiamo avere di un'intelligenza artificiale che prende coscienza e si ribella all'uomo, come anche Blade Runner, anche questo, Blade Runner 2049, perché ce ne sono due, uno degli anni 80 e uno appena uscito da un po' di anni, anche questi affrontano queste tematiche. E Matrix e Lei, che è interessante, è un film in cui lui si innamora dell'intelligenza artificiale. Interessante, l'intelligenza artificiale che fa innamorare, quindi l'intelligenza artificiale come una compagnia, affronta questa tematica delle emozioni, di come un'intelligenza artificiale possa gestire le emozioni umane. E poi, ecco, ve li lascio lì, ecco, ve li lascio esplorare. Mi sposterei nelle serie TV, invece, che queste sicuramente i ragazzi li vedono, proprio metto la mano sul fuoco, Black Mirror, che è proprio sugli esiti distopici della tecnologia in un futuro non tanto distante. È una serie, per certi versi, anche abbastanza violenta, eh? Quindi già vi metto le mani avanti, vi avverto che è una serie interessantissima perché mette a tema tantissime questioni etiche relative alle tecnologie, i social soprattutto, ci sono degli episodi interessantissimi, videogiochi. Guardatela, non fatevi impressionare, cioè guardatela con il Valium, non lo so, perché si esce abbastanza scossi da questi episodi. E però sono quello che i ragazzi vedono e sono molto interessanti. Altered Carbon è un'altra serie TV, questa è interessantissima, mi sembra la Sara che toccava il tema del corpo, e la corporeità, che valore ha? In questa serie TV la corporeità è semplicemente una custodia, il corpo è una custodia che l'uomo può cambiare a suo piacimento, può fare e disfare, e quindi qua siamo in pieno transumanesimo. Westworld. Il tema è quello del cyborg, è quello del robot, dell'intelligenza artificiale che prende coscienza. Tutto il tema della coscienza è in questa serie TV che è fatta benissimo e che vi consiglio, molto molto bella. Sono due stagioni, la terza sta per uscire. Love, Death and Robots è una serie antologica di piccoli episodi che usa diversi registri, ecco, interessante perché vengono anche qui messi a tema questioni relative ai robot, intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale e così via. Vi lascio infine con un documentario. Non ne ho messi tanti, ne ho messi solo uno perché secondo me questo è da guardare. Rispetto, poi ne trovate altri finché volete, ma io ve lo consiglio perché mi ha scioccato per certi versi. Perché è un documentario che tocca la questione dei social, ma da chi è stato fatto, da chi ha prodotto i social, di chi ci ha lavorato, da chi era all'interno di aziende multimilionarie come Google, Facebook, eccetera, e a un certo punto ha deciso di staccarsene, di venire via, ma persone di alto livello, ecco, no? Persone che hanno sviluppato questi social, se ne sono distaccati perché ne hanno visto tutte le implicazioni nefaste e chiedono che ci sia una presa di coscienza etica nella regolamentazione dei social. Per dire, ecco, tutte queste persone impediscono ai figli di avere i social, loro che li hanno sviluppati, per dirvi quanto questa questione sia alquanto controversa. Non vi voglio spoilerare niente, vi lascio proprio con questo documentario. Gran parte delle serie TV di questo documentario, ecco, sono su Netflix, perché ce li ha, altrimenti c'è la possibilità, penso, di noleggiarlo.